Qui non parliamo di una denuncia già fatta, ma stiamo valutando di farla, perché veramente è una sconcezza di una dimensione inarrivabile. Parlo del sistema della procedimento fallimentare. Allora, questa è la prima pagina della legge fallimentare, del cosiddetto codice fallimentare, che è composto da 97 articoli. Allora, io non sono un giurista e quindi non pretendo di avere parola in merito a un argomento di cui non ho il titolo, ma ho contezza, però, perché ci sguazzo dalla mattina alla sera da 20 anni, quindi pure se non ho titolo, nel senso che non ho laurea in giurisprudenza, però de cose probabilmente ne so molte di più di alcuni avvocati. Vabbè. Allora, già intanto, se l'articolo 3 vale, l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 1 è incostituzionale, perché che dice? Articolo 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni del fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Se la legge vale per tutti, è una cosa allucinante. Cioè, articolo 1, non seguito, perché è di una porcheria, è di una vessazione. Cioè, chi capita dentro qui capita dentro a una tortura inenarrabile. Cioè, se te vogliono far fallire, ti fanno fallire, a prescindere da qualunque altra considerazione. E sei nelle mani di quel figlio di puttana, di giudice e di consulente di parte, che fanno come cazzo gli pare. Allora, ecco, questo perché? Perché andiamo a ricollegarci al fatto che è venuto l'altro ieri. Cioè, a quel signore, che sarà pure psicopatico, sarà tutto quello che vogliamo, ma non lo è per niente, ma diamogliela buona, ma poi andiamo a esaminare i fatti. Diciamo che al momento non lo stiamo giustificando, non conosciamo bene i fatti per ora, però conosciamo bene come funziona il sistema, e probabilmente lui no, ma se qualcuno andasse a sparare ogni tanto non ci avrebbe probabilmente tutti i torti. Pure se noi siamo contro la violenza, ma se non c'è altra alternativa alla sopravvivenza, io per sopravvivere devo fare un'azione eclatante, no? Ma anche a fronte di tutti i suicidi che ci sono stati in questi anni. Allora, noi abbiamo auspicato per anni che la situazione si cambiasse e si passasse dal suicidio all'omicidio, va bene? Perché è l'unica maniera per cambiare le cose in questo cacchio di paese. Allora, invece di parlare a dare fiato alla voce, no? Per cui uno urla quello che vuole, no? Guardiamo le statistiche. Su questi dati qua non sono opinioni, sono dati, no? Allora, qua vediamo questo grafico che parte dal 2001 arriva al 2014. Allora, c'è stato uno status più o meno regolare per circa 7 anni, con picchi di alta e massima, massima e minima, ma mediamente attorno ai 3.000 fallimenti l'anno. Poi c'è stato un crollo fortissimo dovuto alla ripresa economica del 2007-2008 e poi di nuovo una impennata. Complessivamente, eccolo qui, procedure e liquidazioni di imprese, no? Mediamente siamo partiti dal 2001, in cui ce n'erano orientativamente 20.000, oggi siamo a 35.000, con un crescendo continuo e regolare. Senza cenni di... Allora, questo sa dire che non è vero quello che ci dice il nostro caro amico Renzi, il nostro caro governo. Fra l'altro, questi dati qua sono dati del CERVED, non è che sono dati che dico io o inventati. Il CERVED, che è un ente pubblico e che è un ente riconosciuto assolutamente affidabile. Ma potrei prendere anche i dati statistici dell'Istat, non cambia niente, sarebbe uguale. Ecco, quindi questo per dire che in questo periodo, ma
Oltretutto, detto che questa legge fallimentare è una gran cagata, no? Proprio qui praticamente questa è una non legge, questo è il Far West, cioè qua ci sono tre istituzioni, figure istituzionali che fanno come cazzo gli pare e piace, tant'è che poi ecco lì succede quello che è successo al Tribunale di Roma, che ti beccano la tizia di turno che si è beccata, mi sembra, 4 milioni di euro nel giro di qualche tangente negli ultimi procedimenti fallimentari che stava curando, e lei una volta messa sotto processo ha detto: ma questa è la prassi, è così che si fa, così normalmente. Allora, con acquisto conseguente dell'azienda o dell'ente o dello stabile che fa più comodo, in fallimento. Quella che più piace, quella che più è allettante, no? Le altre magari lasciano pure ai quattro rubagalline che vanno alle aste fallimentari, ma quelle che interessano le accavarono, le mettono da parte già preventivamente. Chi salza prima si veste. Allora qui che cosa abbiamo invece? Allora, nonostante questa porcata qui che hanno aggiornato nel 2006 e poi aggiornato ulteriormente nel 2013, se andate a leggere, cioè già attorno all'articolo 80 e poi a seguire, non è manco aggiornato in termini di euro, parlano ancora in termini di lire come sanzioni, in termini di lire. Ma non entriamo troppo nel dettaglio perché sennò mi incazzo troppo, ma c'è una direttiva europea già di qualche anno fa che è stata ratificata dalla Gazzetta Ufficiale UE numero 74 del 14 marzo del 2014, eccola qua, che cosa dice? Quello che è normale, quello che deve essere normale. Diamo a tutti una seconda chance, lo dice la Comunità Europea. Dice sì, è vero, se tu sei insolvente può succedere, ma in una situazione contingente come l'attuale, in cui la pubblica amministrazione paga dopo minimo 2 anni gli stramortacci vostri, 140 miliardi di pagamenti da fare, quando a noi, allora, tanto per dire, ieri sono dovuto andare al Tribunale della Corte d'Appello di Roma, perché avendo partecipato alle elezioni elettorali del 2013 non avevo eseguito un dispositivo di legge che era uscito da pochi giorni, io non conoscevo. Fatto sta che mi hanno mandato dopo 2 anni la richiesta di procedere al completamento della fornitura dei documenti, quando loro invece dovevano farlo entro 90 giorni e dopo 90 giorni diventano in omissione di altri ufficio. In questa loro comunicazione di diffida mi davano tempo a me 15 giorni. Cioè, questo che cosa significa? Che tu sei un delinquente abituale che stabilisci le norme sperequative secondo come cazzo ti fa comodo a te, senza un criterio di equità come stabilisce la Costituzione. Ma la cosa più grave è quello che dice questa ratifica della Gazzetta Ufficiale, cioè questa che dice diamo a tutti una seconda chance. Cioè, è vero, ci sono i presupposti magari per poter dire sì, procediamo con con il procedimento fallimentare, e quindi anche per esempio con concordato preventivo o con qualche altra formula prevista appunto dal codice fallimentare, però qua dice non basta che ci sia così, bisogna attuare la direttiva, e la direttiva dice tutt'altro, non la sto qui a leggere perché è lunghissima, però dice in sostanza diamo a tutti la seconda possibilità, e quindi anche se è vero ci sono gli elementi, però ci sono tutta una serie di procedure che si possono adire e che non vengono applicate da questa banda di delinquenti, perché ovviamente altrimenti non possono sottrarre le aziende ai legittimi proprietari. E quindi questo per dire, insomma, in estrema sintesi e molto sommariamente, che quello che è avvenuto a Milano l'altro ieri è solo la punta dell'iceberg che non emerge, ma che tutti conoscono e sanno benissimo. I tribunali fallimentari in giro per l'Italia, fra cui quello di Roma e di Milano, spiccano in quanto a dimensione, sono dei rubicidi continui. Cioè,
quella gente lì che indossa l'abito con l'ermellino e tutti i cazzi che sappiamo, la toga nera, sono bande di delinquenti, ladri, truffatori, ingannatori e veri e puri estorsori, se va bene. Ciao. Anche perché vanno aggiunte alcune considerazioni che sono necessarie. La prima considerazione è che andare a fondo in queste questioni è molto importante, perché ci sono fior di farabutti i quali avviano delle pratiche di fallimento semplicemente perché vogliono fregare la gente. Prima fregano la gente, poi se fanno la pratica di fallimento per cui non pagano più i creditori. Questo primo aspetto è molto importante. È il rovescio della medaglia. È molto importante, li conosciamo molto bene. Secondo punto che va detto, noi abbiamo le due facciate dell'adesione all'Unione Europea. La prima facciata è assolutamente negativa perché, come sappiamo, la Unione Europea è controllata dagli usurai e gli usurai hanno preso in mano la situazione e stanno usurando tutte le popolazioni. Tuttavia però, poiché le normative dell'unificazione europea sono normative che tengono conto di fatture di vario genere e soprattutto tendono con molta lentezza e molta difficoltà a uniformare le normative dei vari stati, ci sono degli elementi di vantaggio che potrebbero essere per gli italiani e che stranamente però non vengono mai applicate, prima di tutto appunto quella della condannabilità della magistratura. Allora anche qui facciamo presente l'atteggiamento dell'Associazione Nazionale Magistrati, i quali si sono lamentati per la legge governativa che in ritardo di secoli rispetto a tutti gli altri paesi del mondo hanno messo in piedi una normativa che responsabilizza finalmente i vari magistrati. E di qui risaliamo a un'altra cosa ancora, sicuri nella loro prosopopea di stampo mafioso di non essere perseguibili, i magistrati che cosa fanno? I cazzi dei comodi loro. Quindi se ne deduce che il colpo che è avvenuto e che è stato ovviamente stigmatizzato, io qui tutti i giornali non lo farò vedere, stigmatizzato, che cosa ha fatto, poverino, che ha fatto, come si è permesso, cioè, questa roba qua, è una cosa importantissima. Secondo il principio fondamentale, colpiscine uno per educarne 100, ok? E questo è importantissimo. Lui non c'entrava, va benissimo, non c'entrava, però c'entra lo stesso. Non fare il magistrato se non vuoi correre certi rischi. Questa è la norma e questo glielo dico io con la massima tranquillità. Per far vedere cos'è la magistratura italiana, abbiamo qui a disposizione questo numero recentissimo di Panorama. E ci invitiamo soltanto a leggere questo. Ecco. Questa è la norma italiana. Allora uno dice, negli Stati Uniti condannano a morte i negri, no? E assolvono quelli che uccidono i negri. È vero, lì c'è un razzismo latente che poi sta arrivando anche in Italia. Perché se non vado errato, nell'omicidio, che di omicidio e poi di omicidio di carattere rituale satanico di Perugia, salvo prova contraria, i due colpevoli, tutti e due americani o filoamericani, sono stati assolti, ma il negro non potranno più essere processati. Esattamente, ma il negro no. Allora, il negro è stato condannato per associazione, associazione con chi? No, ma lui l'ha detto sempre. Sì. No, te lo dico io cosa sono, l'associazione con San Giuseppe. Allora, intanto facciamo vedere questa cosa perché va vista. Senti, appena vuoi, chiudi che mi ero dimenticato delle cose importanti. No, vabbè, adesso l'aggiungiamo e tutta la chiacchierata è finita. Okay. La sconvolgente storia di Irene Focardi,
picchiata per un anno dal compagno di cui era succube. L'aveva infine denunciato e fatto condannare nel 2014. Dopo 6 mesi di cella, l'uomo aveva ottenuto i domiciliari accanto alla casa della donna e le violenze erano ricominciate. Quindi gli hanno concesso i domiciliari accanto alla casa della donna. La procura di Firenze però non ha mai dato seguito ai nuovi esposti, perché lei era di nuovo, non solo, così lui l'ha ammazzata. Proprio mentre si svolgeva il processo d'appello in cui il pubblico ministero chiedeva la sua assoluzione. Allora basterebbe questo per giustificare non solo quello che è successo al tribunale, ma tanti altri, capito? Una vera mattanza. Durante la guerra non si faceva la decimazione, scusa. Finalmente. Si uccide sempre uno su 10, indipendentemente dalla responsabilità. Fammi fare questa cosa, se no. Allora, tornando invece, flashback, torniamo un attimo alla denuncia contro 160 senatori e 300 deputati che hanno firmato questa legge ignobile, no? Indegna. Ma andiamo a vedere chi sono questi, perché ci rivediamo un attimo. Allora, tralasciamo la pletora di insignificanti di Sherpa, no? I portatori d'acqua che con le orecchie portano il voto, no? E con la lingua anche. Anche con la lingua. Allora, qui c'è un certo Chouki Khalid, che questo è quello che dice facciamo entrare i clandestini, tanto per dire, anche lui, no? Aiutiamo i clandestini a trovare una sistemazione e quant'altro. Ecco il signor Chouki Khalid, che è marocchino, ricordiamocelo sempre, però viene a legiferare qui in Italia, grazie al PD ovviamente, no? Che nell'insieme delle porcate che ha fatto pure... mettere tutti in riga i suoi aderenti per firmare questa porcata assoluta. E poi c'è il signor Matteo Collanino, figlio del signor Collanino padre, no? Grande sfruttatore di dipendenti. E poi Cuperlo Giovanni, che passa per essere un grande economista, e poi Stefano Fassina, il massimo, il signor Enrico Casbarra, il signor Paolo Gentiloni, no? Il ministro, no? Guarda adesso, infamone, no? Che non sa né leggere né scrivere, l'hanno fatto ministro degli esteri. Il patto Gentiloni, qui è il patto Gentiloni. E poi, fra gli altri, poteva mancare la signora King, anche lei. La signora King, eccola qua. No, guarda. La negrita, Nigrizia, Kinge. Io tralascio altri perché, ma per esempio c'è Matarrese, della famiglia dei Matarrese, no? Che sono oramai intercambiabili. La signora Pina Picerno, quella che fa tutt'uno con il marito, no? di opposta visione politica, no? Che cazzo faranno quando faranno l'amore? Anche lì non lo so. Opposta visione politica. Allora però andiamo avanti perché è troppo bella. E andiamo i senatori. Ah, qui ce ne sono parecchi, ma facciamo allora il signor Pier Ferdinando Casini, no? Il tanto libertario, no? Che vuole la libertà, no? Eccolo qua, vuole talmente tanta libertà che ci impedisce di votare, no? Il signor Felice Casson, magistrato, cazzo, no, è mai possibile che un magistrato non abbia capito la valenza giuridica e politica? Non faceva parte di quella cricca lì, no. Casson. E poi conosciamo il signor Vannino Chiti, anche lui, Casson, aspetta, Chiti. aspetta, mica. E poi il signor Della Vedova, il Benedetto Della Vedova, che è transfuga politico dai radicali ai verdi e tutti i cazzi, eccetera, no, il caro passionario anche lui, no? E poi la signora Anna Finocchiaro, la ex presidente della Camera, gli stramortasci sua, il cui marito è stato in Banca Italia, lei è stato sostituto procuratore a Catania, lei, quindi non è una qualunque, è una che di leggi dovrebbe capirne qualcosa, cazzo, no? E non capisci? Evidentemente non ne capisco. Beh, insomma, se no non avremmo la magistratura che abbiamo. Poi si
signor Roberto Formigoni, no? Che pure lui è stato formato all'Università del Sacro Cuore, tanto per ricordare sempre i vari abbinamenti che abbiamo detto, no? Per esempio degli amici di Letta, no? Che escono tutti dalla Sant'Anna o dal Sacro Cuore, no? E poi che ti devo dire, signor Carlo Giovanardi, il magistrato Pietro Grasso, gli stramortacci sua, capito? Signor Pietro Grasso, no? Oppure la signora Linda Lanzillotta, moglie del signor Franco Bassanini, no? Che è passata nel corso del 2006 ad adesso, è passata dal DI al PD PAL, all'Italia, al PD PAL per l'Italia, e poi Scelta Civica e poi di nuovo PD. In 6 anni è passato attraverso 6 partiti, no? Andiamo avanti. Signor Mancori Luigi, ex brigadista rosso, ex di lotta continua, ex di cazzo se lo incula, no? Marito della signora Bianca Berlinguer, e poi il dottor Bruno Mancuso, e il signor Mineo Corradino, no? E Scelto, e il signor Marco Minniti. Mineo, che fa tanto l'alternativo, che fa risposto, stava assorbendo un gelato fuori al Parlamento, gli ho fatto 3 domande e dice: ma io sono qua. Pure aspetta, lui andiamo avanti. La signora Stefania Pezzocane, sedicente la pecorina, lo dice lei, che sedicente lo prende, alla pecorina, lo prende con molto gusto alla pecorina. E poi la passionaria veneta, possiamo dimenticare la signora Laura Puppato, no? E poi ancora, vediamo se ce n'è qualcun altro, il signor Renato Schifani, no? L'immortacci sua un'altra volta, il Walter Tocci, Sergio Zavoli, lasciamo perdere gli altri, va. Pure Walter Tocci? Sì, tutti. Beh, Tocci conosciamo chi è. Eccoli qua, nome per nome, chi vuole li può andare a leggere, sono qui, andate a vedere su internet, su Facebook, il testo della denuncia che abbiamo pubblicato, lì c'è nome per nome. Voglio sperare che qualcuno, non ci crederò mai, che qualcuno ci querelli, così vado in tribunale e gli do un bel cazzotto in faccia personalmente. No, perché i tribunali dovranno venire da soli. Sai che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe andare qualche volta ad aspettarli di fronte al Parlamento, fargli vedere la denuncia, per sapere che vi abbiamo denunciato. Le risulta che l'abbiamo denunciata, certo. Questa è la denuncia a carico suo. Che mi dice di questa denuncia? Certo. Cosa ne pensa? Vuole una copia? Se la legga, certo. Mi faccia sapere. Bisognerebbe andarli ad aspettare fuori dal Parlamento. Aspetta, che devo finire un'ultima cosa, perché sennò. Qui non fuori dal Senato e fuori dal Parlamento. No? Allora, voglio far vedere sempre da un numero di Panorama questa cosa qui, che giunge veramente nuova. Finalmente ci si è decisi a parlare del suicidio di Cagliari. Oramai, ripeto, facciamolo vedere 20 anni dopo, ma insomma. Che fa il paio con quello di Gardini. Esattamente. Si è suicidato qua, qui vicino. Chi? Cagliari. Ah no, Castellani. No, Castellani. Vabbè, Castellani. È una storia a parte. E con questo chiudiamo per il momento. Bye bye.